fare un panino pieno di mostri. Il camaro a che assomiglia? Assomiglia al fantasmino. Oggi è Halloween, famo i mostri, famo. Lo vedete, è un po' col sangue. Abbiamo rotto pure il piatto. È Halloween, dai, bisogna rompere tutto, dai. Sangue, 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 sangue. Oh, è pazzesco questo. Questo è pazzesco. Ci abbiamo il ritmo dentro al sangue. Ciao a tutti. Perché vogliamo ritornare a ballare. Siamo perché tornati. Perché noi vogliamo festeggiare Halloween, ma fatto bene. Basta che oggi mi riporti a casa te. Vabbè, allora prendiamo il taxi, perché noi siamo ragazzi con la testa sulle spalle. Vivaci ma responsabili. Ragazzi, insomma, vabbè. Io voglio fare un panino che vi portate appresso con voi in discoteca o in giro per i casetti o andando a suonare per i caramelle, capito? Per la notte d'Halloween. Quindi fare un panino proprio giusto, giusto per voi. Tu... Io un must, Max. Ti faccio un Campari Orange con del pompelmo bruciato. Le attrezzature che andremo a utilizzare oggi saranno palette per ghiaccio, strainer, double strainer, peeler, coltello, spoon, pinze, misurino e premi lime. Fammela bene, dai. Mazza, ci penso io. Quindi, allora, pompelmo, che fai? Tagli la parte bianca. Elimino la parte bianca. Olè. Facciamo un po' di effetti speciali adesso, dai, Max. Oh, questa è una cosa che mi piace molto, darà una parte amara al cocktail e darà profondità di sapore. Abbiamo rotto pure il piatto, eccolo bravissimo, là. Vabbè, perfetto. Vabbè, ma è Halloween, là. Dai, bisogna rompere tutto, dai. Siamo esplosivi quando ci muoviamo, state attenti. Nel frattempo taglio la zucca. Ah, eccolo qua. Farò un panino pieno di mostri. Sì, pieno di mostri, pieno di roba strana, ma tanto tanto buona. Il calamaro a che assomiglia? Assomiglia al fantasmino. Poi ci metteremo la zucca, la scamorza, quella affumicata, aglio, coppa. E poi solo questo pane che mi hanno dato loro qui, perché siamo qui al Mediterraneo, dentro al Maxi, questo posto strafigo. Questo locale sono specializzati nei bagel, poi broccoletti e peperoncino, quindi tanti 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 colori, però l'arancione c'è dentro, buono, dalla zucca. Usate un bel coltello a sega da pane, se no rovinate la lama. Max, per tutti questi fuoricampo, che ne dici di avere sempre un bel bicchiere in mano? Allora, prendiamo un tumbler alto, poi andremo a preparare un bellissimo Campari Orange, ma questa volta andrò a utilizzare un'aranciosa neri e gli daremo, guarda un po' qua che ho trovato, che tabasco, un tocco un po' vivace. Il pompelmo che è avanzato lo andiamo a utilizzare e lo mettiamo all'interno del drink, quindi prendiamo, come abbiamo visto prima, il premi agrumi. Olè. Belli, belli, belli. Questo qui è adatto. Meno male, almeno sporco un po' di barba, non sono i cuochi, non sono io. Anzi. Diciamo, questo è adatto per lime. Adesso noi lo stiamo utilizzando anche per il pompelmo, però diciamo noi una noi maniera. Siamo, si dice a Roma, s'arrangiamo. Dobbiamo arrangiarci. Magari premiamo piano, eccolo qua. Quindi abbiamo messo 2 gocce di tabasco, 2 cl di pompelmo, poi 6 di bitter, in questo caso utilizziamo Campari. Prendiamo l'aranciosa, olè. Lo vedete, è un po' col sangue, è proprio perfetto per Halloween, e poi facile facile da rifare. Olè. Ah, questo è il rumore che ci piace a noi, dai, E voilà. Vai. Andiamo, dai, a prendere il nostro pompelmo. Sangue, sangue, sangue. E olè. Sangue, 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 sangue. Max, direi questo qui per iniziare questa giornata è... Questa serata che è lunga, serata che è lunga. Come fai? Così, le inzuppi? Lo butti dentro poi. Salute, Max. Tu? Al nostro ritorno. Perché è amaro, dolce, piccante. Boh, te sistemo io. Taglio la zucca sottile, con coltello sempre, vedete, a sega. Padella antiaderente, accendiamo al massimo, olio, olio. Che sa fa? Che se fa? Max stava a fare il backstage. Che te possa riprendere pure, capito il discorso? Capito? È tremendo. Zucca, veloce così, e ci mettiamo del peperoncino sopra. Sale, peperoncino, deve essere piccante, è la serata che è piccante, è la serata... Hanno riaperto le discoteche, possiamo andare a ballare un pochettino, ci dobbiamo divertire, è da tanto che non lo facciamo. La girate così, la fate bene insaporire. E immaginate sto panino con dentro la zucca, la faccio già assaporare, poi i fantasmini, i calamaretti, la coppa, che senti quel croccante, quel gusto
diverso, i broccoletti, il verde, tac, tac, è cotta, in padella, normalmente devi fare sbollenta, falla, tutto, perfetta, è stupenda, si cuoce subito. Metti dentro un piattino, lo mettiamo da una parte, ecco qui. Poi, subito i broccoletti, a crudo, perché non essere belli amari, accendiamo al massimo, olio, come se non ci fosse un domani, dovete finire tutto l'olio che c'è da casa, questo, vai così, metti, due spicchi d'aglio, peperoncino anche qui, broccoletti lavati, olio dappertutto, vai così, mescolateli, così, sale, e si devono cuocere con la loro acqua, un po' bagnati li mettete, capito? Adesso al massimo e coperchio, via. I broccoletti, guardate qua che sono, sono spettacolo, sono pronti. Fatti in padella senza acqua, rimangono tutti quanti ancora più saporiti, più gustosi. Subito, padella antiaderente, olio, mezzi calamari, sono tenerissimi, guardate, così. Assaggia. Aspetta, un pezzetto per me. Oggi è Halloween, famo i mostri, famo. Li mettiamo subito sulla padella antiaderente, così, direttamente. I nostri fantasmini questi so, dolcissimi. I tentacoli, un pezzetto d'aglio, sale e pepe. Max, quando soffriggi sei lo chef più sexy del mondo. Ma l'ho detto in tanti, sei un servo. No, non sei il primo. Vi giro velocemente, questi devono rimanere belli morbidi, se non sciogliere in bocca. Quando sono cose fresche, così, vanno cotte pochissimo. Io già ci sto, perfetto. Questo è il bagel che fanno qui a Mediterraneo, qua dentro al Maxi, ci deve venire, spettacolare. Apriamo a metà, lo tagliamo proprio a metà, così. La scamorzina affumicata. Padella che lo facciamo ben riscaldare. E lo stesso mettiamo un bel coperchio, così si fonde bene bene la scamorza. Ah, guardate qua che è successo, è bel spettacolo, via. Madonna! Oh, olè. Olè. Vai! Questa è la base, la zucca, che deve uscire un po' fuori, la devono vedere. Poi i broccoletti e poi la coppa, che a chi piace e chi non piace, a me piace da morire perché è aromatica, c'è la scorza d'arancia, poi ci sono la cartilagine, la senti sotto i denti, è pazzesca, dà proprio una sferzata di sapore. I tentacolini dei fantasmini, tiè, vai così. Guarda, guarda come si strappa sto calamaro, chi è? Guarda che spettacolo. Vabbè, Max, wow. Tocco di colore il peperoncino, che è un po' soffritto. E poi, ragazzi, guardate qua. Bello croccante. Guardate che spettacolo. Che bello. Mo tocca a te, bello, dai. Max, a questo punto... Mo mi fa un cocktail giusto qua, Il secondo cocktail, Max, facciamo così. Visto che è per Halloween, facciamo un bello scherzetto. Faremo un margarita. Preparato in un bicchiere, quindi on the rocks, e andremo a utilizzare lo scherzetto che sarà l'aranciosa, sì, e fiori di sambuco. Parto? Oh, guarda il panino e... Posso partire? Vada bene! Lo so, tu sei un provocatore, ma vedrai che questa volta sarà una roba pazzesca, te lo assicuro. Massaggiamo il lime, poi andiamo a prendere il pelapatate e ci ricaviamo la decorazione dalla scorza del lime che andremo a spremere. Questo è il risultato finale, guarda che bello, Max. Mazza, ti è venuto bene. E la cosa importante del peel, quando andiamo a farlo, è che non deve avere la parte bianca. Poi, lime tagliamo, misurino, premi lime e andremo a mettere per questa ricetta 3 cl. Ecco qua, Max. Qui adesso abbiamo il lime nelle sue tre versioni come l'abbiamo lavorato, sale di Maldon. Poi andremo a prendere un tumbler e lo passiamo in verticale. E poi... Ecco qua, olè. Poi Max, prendiamo lo shaker, il succo del lime, ovviamente prima l'ho preparato per uno, adesso... Per due? Per due. Succo di lime, poi 45 ml di tequila. Adesso lo dico per uno, ma voi poi potete ovviamente... Raddoppiate. Per tre, certo. Se bevete pure bene alcol. Liquore al fiore di sambuco, 15. Ecco qua, ghiaccio. E adesso andiamo a shakerare. Olè!
velocissima Max, in modo tale da non diluire troppo. Ecco qua, ecco qua. A me Max, quando preparo i drink per due, per non sbagliarmi con il dosaggio, preferisco sempre metterlo all'interno dell'altro tin, in modo tale... Quindi la parte più piccola. Bravissimo, in modo tale da avere sempre lo stesso dosaggio. Ghiaccio. Poi, come abbiamo detto, l'aranciosa. Che gli dà un po' di dolcezza poi, sì. Adesso. E olè. Ma non vedo l'ora da berlo, dai, forza, forza. Max, forza. Guarda, ti posso dire che una ci cosa? Rimette poi? Possiamo arrotolare la zesta così. Olè. E poi la lasciamo cadere all'interno del bicchiere. Olè. Bello, poi taglio pure il piatto, dai. E serve, niente, da un bocca. Ma... beh, Max, allora hai abituato bene, oh. Eccolo. Uno, qua. Due, e tre. Tre. Olè. Posso bere? Max, scusa. Buonissimo. È buona. Oh, com'è? Bevi dalla parte del sale, eh? Olè. Salute. No, potete capire, ragazzi. Sto panino, questo cocktail che hai fatto è pazzesco. E l'aranciosa gli dà proprio un gusto figo, perché è un po' lo sferza l'amaro della margherita. Buonissimo, ragazzi, rifatelo, è facile, dai. Ah.